Ed eccoci qui insieme per presentarvi una nuovissima attività. Abbiamo con noi Tiziana Bonan, insegnante di Power Vinyasa Yoga, ed è proprio questa l'attività che andiamo a presentarvi oggi. Quindi, ciao Tiziana, benvenuta. Spiegaci del Power Yoga, di che cosa si tratta e come funziona. Il Power Vinyasa Yoga è un tipo di yoga molto particolare. La peculiarità è di essere svolto in una sala a 32 gradi, quindi con un calore che aiuta la muscolatura a rilassarsi, e che le posizioni dello yoga sono unite una all'altra, quindi con una dinamicità particolare. La pratica è forte, però dà grandissimi risultati. I primi risultati sono un allungamento molto importante di tutta la muscolatura, e non da ultimo però anche una presa di coscienza del sé, che è legato sempre al mondo yoga. Tiziana, senti, se io volessi approcciarmi al Power Yoga, come mi comporto? Cioè, penso a un'ora e mezza di pratica a 32 gradi, credo che effettivamente sia abbastanza difficoltoso. Allora volevo chiederti, se i nostri amici domani vogliono approcciarsi al Power Yoga con te, cosa fanno? Cosa fanno? Innanzitutto vengono presso la nostra sede, che si trova in via Nazionale 42 a Tavagnacco, sopra poltrone e sofà, con tanta voglia di sudare e senza pregiudizi, nel senso che credo che la pratica sia accessibile comunque a tutti. Mi preme dire che comunque noi, la nostra più allieva più giovane ha 10 anni, la nostra allieva più anziana ne ha 72, quindi credo con una forbice molto ampia di persone che vengono a praticare. Basta soltanto non avere pregiudizi ed essere disposti a un po' mettersi in gioco, no? Quindi a cercare i propri limiti, a cercare di superarli. Poi nello yoga non esiste il giudizio, quindi se uno in una giornata particolare non ce la fa a fare tutta la pratica, non c'è problema. Si mette in una particolare posizione di riposo e quindi lì rimane. Sì, non è quindi una competizione verso i vostri compagni di sala, ma è un'attività che si svolge tranquillamente a seconda del vostro momento e di quello che vi sentite. Mi sento di chiederti una cosa che penso sia la domanda che molti si fanno. Noi pensiamo allo yoga come la classica attività di meditazione che per molti è noiosa o molti giudicano noiosa. C'è una grande differenza rispetto al Power Yoga? Assolutamente sì, noi non facciamo meditazione, l'unica cosa che facciamo è la posizione di Shavasana, che è la posizione che teniamo alla fine della pratica, ed è il momento in cui la pratica entra dentro di noi e diventa parte di noi. La cosa che mi ha personalmente fatto innamorare di questa pratica è proprio che non viene imposta la meditazione, ma la meditazione arriva con il tempo. Quindi le persone vengono qui magari anche solo per fare un'attività fisica e si riscoprono ad avere dei cambiamenti molto molto profondi. Mi piace raccontare un aneddoto. C'è una mia allieva che mi dice che il marito le dice: vai pure a praticare yoga, che quando torni a casa sei più buona. Quindi lei percepisce che riesce qui a scaricare tante tensioni e non le porta a casa, e questo mi sembra una gran bella cosa. Senti, perché praticare Power Yoga? Beh, ci sono, diciamo, più aspetti. Credo che due siano i fondamentali. Innanzitutto per avere la possibilità di lavorare con il corpo e quindi di migliorare la tonicità, la flessibilità, tutto quello che è esteriore, ma anche se abbiamo voglia di metterci un po' in gioco per quanto riguarda l'interno, in questa pratica riusciamo a trovare entrambe le cose. Che ambiente trovano i nostri amici quando vengono da te? Credo che sia importante. Non dovrei essere io a dirlo, però i miei allievi dicono che quando si rimangono qui con noi a praticare si trovano come a casa, in un ambiente appunto dove non c'è competizione, non c'è ostilità, tutti vengono accolti, anche persone che non hanno grandi capacità e quindi che magari non hanno mai fatto attività fisica e sono legnosi piuttosto che si sono sempre trovati molto accolti. Noi terminiamo sempre la pratica bevendo un tè insieme e spesso sono costretta
a far uscire le persone, perché loro rimarrebbero ancora qui con noi. Quindi credo che l'ambiente sia sicuramente molto molto sereno. I benefici quindi sono molti, e dal punto di vista fisico so che è una domanda che con lo yoga molte volte si cerca di evitare, ma so che molti sono interessati anche a questo. Allora, ti ho sentita dire nelle prove delle mie lezioni di Power Yoga: non siamo qua per fare, insomma, la addominale tartaruga, anche se credetemi, insomma, ci si avvicina. Sì, effettivamente la pratica è forte e quindi a livello fisico riusciamo ad avere veramente grandi benefici, una tonicità muscolare. Alle prime lezioni rimaniamo sconvolti da quello che i nostri compagni di lezione possono riuscire a fare, e ci rendiamo conto che con il tempo riusciamo ad arrivare a delle cose. Per esempio, ci sono delle posizioni abbastanza acrobatiche, come il corvo piuttosto che il pavone. Siamo qui per provare, no? E quindi il fatto di vedere gli altri che lo fanno ti porta un po' ad arrivare comunque alla posizione nel tempo. Ecco, per fare Power Yoga non è necessario avere una preparazione fisica e quindi presentarsi alla prima lezione con grandi paure e timori perché magari non siete allenati, perché avete la possibilità veramente di poter praticare da subito guardando i vostri colleghi di corso intorno a voi, e quindi questa è importante come concetto. Sì, assolutamente. Infatti noi non teniamo dei corsi, teniamo semplicemente delle lezioni. Nelle lezioni ci può essere la persona che viene per la prima volta a praticare e la persona che pratica da anni. E quindi la lezione è fruibile da tutti. Sta alla persona decidere cosa fare in quella lezione. Non bisogna avere particolari qualità atletiche, assolutamente. Una persona può fare... Io sono l'esempio vivente, perché io prima di fare Power Yoga non facevo assolutamente nulla, cioè non facevo attività sportiva. L'ho conosciuto e me ne sono follemente innamorata, anche perché da donna devo dire è un momento in cui io non penso a niente. Quando io pratico per un'ora e mezza sono solo presente a quello che sto facendo in quel momento. E vi garantisco che per le donne è un momento molto, molto, molto difficile da ottenere. Solitamente se uno cammina, corre, può pensare a devo fare la spesa, cosa cucino stasera, devo andare a prendere il bimbo all'asilo. E quindi invece facendo il Power Yoga uno non ha la possibilità di far scappare la mente verso altri pensieri. Ragazzi, quindi... assolutamente tenuta leggera, praticate scalzi, preparatevi a alta temperatura, preparatevi a buttare fuori tutte le tossine che avete nel corpo, il che direi non è cosa da nulla, preparatevi a essere completamente svuotati quando finirete la lezione, e anche questo direi che nemmeno una seduta terapeutica lo fa, perciò insomma credo che il Power Yoga che trovate con Tiziana Bonan sia assolutamente una garanzia per l'attività giusta. Per me la cosa migliore da dire è quella di venire a provare, quindi ricordiamo tutto, ricordiamo come possono contattarti, il sito dove ti trovano. E niente, Power Yoga Italy è in via Nazionale 42 a Tavagnacco, il nostro sito internet è www.poweryogaitaly.com, siamo presenti anche su Facebook, troverete il numero di telefono, gli orari delle lezioni. Mi contattate, non c'è nessunissimo problema, potete venire in qualsiasi momento a provare.